Franca diceva: ancora oggi, proprio per l'imbecille mentalità corrente, una donna convince veramente di aver subito violenza carnale se ha la fortuna di presentarsi alle autorità competenti pestata e sanguinanti. Se si presenta morta, è meglio. Un cadavere con stupro e sevizie dà più garanzie. Nell'ultima settimana sono arrivate al Tribunale di Roma 7 denunce di violenza carnale. Studentesse aggredite mentre andavano a scuola, una malata aggredita in ospedale, mogli separate e sopraffatte dai mariti, certi dei loro buoni diritti. Ma il fatto più osceno è il rito terroristico a cui poliziotti, medici, giudici, avvocati di parte avversa sottopongono una donna vittima di stupro quando questa si presenta nei luoghi competenti per chiedere giustizia con l'illusione di poterla ottenere. Questa che vi leggo è la trascrizione del verbale di un interrogatorio durante un processo per stupro. È tutto un lurido e sghignazzante rito di dileggio. Medico: dica signorina o signora, durante l'aggressione lei ha provato solo disgusto o anche un certo piacere, un'inconscia soddisfazione? Poliziotto: non si è sentita lusingata che tanti uomini, 4 mi pare, tutti insieme, la desiderassero tanto, con così dura passione? Giudice: è rimasta sempre passiva o ad un certo punto ha partecipato? Medico: si è sentita eccitata, coinvolta? Avvocato difensore degli stupratori: si è sentita bagnata? Giudice: non ha pensato che i suoi gemiti, dovuti certo alla sofferenza, potessero essere fraintesi come espressioni di godimento? Poliziotto: lei ha goduto? Medico: ha raggiunto l'orgasmo? Avvocato: se sì, quante volte? Il brano che ora reciterò è stato ricavato da una testimonianza apparsa sul quotidiano Donna, testimonianza che vi riporto testualmente. C'è una radio che suona, ma solo dopo un po' la sento. Solo dopo un po' mi rendo conto che c'è qualcuno che canta. Sì, è una radio, musica leggera. Cielo, stelle, cuore, amore, amore. Un ginocchio, solo uno piantato nella schiena, come se chi mi sta dietro avesse l'altro appoggiato per terra, con le mani tiene le mie, girate all'incontrario, fortemente, la sinistra in particolare, non so perché mi ritrovo a pensare che forse è mancino, non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho solo lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello, la voce, la parola. Prendo coscienza delle cose con incredibile lentezza. Dio, che confusione. E come ci sono salita su questo camioncino? Ho alzato le gambe io, una dopo l'altra, dietro la loro spinta, mi hanno caricato loro, alzandomi di peso, non lo so. È il cuore che mi sbatte così forte contro le costole che mi impedisce di ragionare, è il male che sento alla mano sinistra che sta diventando davvero insopportabile. Perché me la storcono tanto? Io non tento nessun movimento, sono come congelata. Ora quello che mi tiene da dietro
non tiene più il suo ginocchio contro la mia schiena. Si è seduto comodo. Ora mi tiene tra le sue gambe, fortemente. Come si faceva una volta quando si toglievano le tonsille ai bambini. È l'unica immagine che mi viene in mente. Perché mi stringono tanto? Io non mi muovo, non grido, sono senza voce. La radio canta, neanche tanto forte. Perché la musica? Perché la abbassano? Ah, forse perché non grido. Oltre a quello che mi tiene da dietro, ce ne sono altri tre. Li guardo. Non c'è molta luce, né gran spazio. Forse è per questo che mi tengono semidistesa. Li sento calmi, sicurissimi. Cosa fanno? Accendono le sigarette. Fumano. Adesso? Perché mi tengono così e fumano? Sta per succedere qualcosa, lo sento. Respiro profondamente, 2, 3 volte. No, non mi snebbio. Ho solo paura. Ora uno mi si avvicina, un altro si siede e si accuccia alla mia destra. L'altro a sinistra. Vedo il rosso delle sigarette e stanno aspirando profondamente. Sono vicinissimi. Sì, sta per succedere qualcosa, lo sento. Ora quello che mi tiene da dietro tende tutti i muscoli. Li sento attorno al mio corpo. Non ha aumentato la stretta, ha solo teso i muscoli, come ad essere pronto a tenermi più ferma. Il primo che si era mosso mi si mette tra le gambe, in ginocchio, divaricandomele. È un movimento preciso che pare concordato con quello che mi tiene da dietro, perché subito i suoi piedi si mettono sui miei a bloccarmi. Io ho sui pantaloni. Perché mi aprono le gambe con sui pantaloni? Mi sento peggio che se fossi nuda. Da questa sensazione mi distrae un qualcosa che subito non individuo, un calore. Prima tenue, poi più forte fino a diventare insopportabile. Sul seno sinistro, una punta di calore. Le sigarette. Sigarette. Sopra il golf, fino ad arrivare alla pelle. Mi scopro a pensare cosa dovrebbe fare una persona in queste condizioni. Io non riesco a fare niente, sono... Non riesco a parlare né a piangere. Sono come proiettata al di fuori. Appoggiata a una finestra, costretta a guardare qualcosa di orribile. Quello alla mia destra, accucciato, accende le sigarette, fa 2 tiri e poi le passa a quello che mi sta tra le gambe. Si consumano presto. Il puzzo della lana bruciata deve dare fastidio ai 4. Con una lametta mi tagliano il golf. Davanti, da cima a fondo. Mi tagliano anche il reggiseno, mi tagliano anche la pelle in superficie. La perizia medica misurerà 21 centimetri. Quello che mi sta tra le gambe in ginocchio mi prende i seni a piene mani. E sento gelide sopra le bruciature.
Adesso mi aprono la cerniera dei pantaloni e tutti si danno da fare per spogliarmi, una scarpa sola, una gamba sola. Quello che mi tiene da dietro si sta eccitando. Lo sento che si struscia contro la mia schiena. Ora quello che mi sta tra le gambe mi entra dentro, mi viene da vomitare. Devo stare calma, calma. Muoviti, puttana, fammi godere! Penso alle parole delle canzoni, il cuore mi si sta spaccando. Non voglio uscire dalla confusione che ho. Non voglio capire. Non capisco nessuna lingua, non conosco nessuna parola. Altra sigaretta! Muoviti, puttana, fammi godere! Sono di pietra. Ora è il turno del secondo. I suoi colpi sono ancora più decisi. Sento un gran male. Muoviti, puttana, fammi godere! La lametta che è servita a tagliare il golf mi passa più volte sulla faccia. Non sento se mi taglia o no. Muoviti, puttana, fammi godere! Il sangue mi cola dalle guance alle orecchie. È il turno del terzo. È orribile sentirti godere dentro delle bestie schifose. Sto morendo, riesco a dire. Sono ammalata di cuore. Ci credono, non ci credono. Si litigano. Facciamo scendere. No, sì, vola un ceffone tra di loro. Mi spengono lentamente una sigaretta sul collo. Qui. Ecco lì, finalmente credo di essere svenuta. Sento che mi muovono. Quello che mi teneva da dietro mi riveste con movimenti precisi. Mi riveste lui, io servo a poco. Si lamenta come un bambino perché è l'unico che non ha fatto l'amore. L'unico che non si sia aperto i pantaloni, ma sento la sua fretta, la sua paura. Non sa come metterla con il golf tagliato. Infila due lembi nei pantaloni. E il camioncino si ferma per il tempo di farmi scendere. E se ne va. Tengo con la mano destra la giacca chiusa sui seni scoperti. È così scuro. Dove sono? Al parco. Mi sento male. Nel senso che mi sento svenire. Non solo per il dolore fisico, in tutto il corpo, ma per lo schifo, per l'umiliazione, per le mille sputate che ho ricevuto nel cervello, per lo sperma che mi sento uscire. Appoggio la testa a un albero. Mi fanno male anche i capelli. Me li tiravano per tenermi ferma la testa. Passo una mano sulla faccia. È sporca di sangue. Alzo il bavero della giacca e vado. Cammino. Per non so quanto tempo. Non so dove sbattere. A casa no. Senza accorgermi, mi trovo davanti alla questura. Sto lì, appoggiata al muro del palazzo di fronte per non so quanto tempo. A vedere i poliziotti che entrano, che escono.
Penso a quello che dovrei affrontare, subire, se entrassi ora. Penso alle loro domande, ai mezzi sorrisi. Vedo le loro facce. Penso e ci ripenso. Poi mi decido. Torno a casa. Torno a casa. Li denuncerò domani.